Queste tecniche di risparmio proprio in questo momento sono ancora più importanti. In un momento di crisi, in un momento difficile, bisogna rivedere la propria organizzazione aziendale, bisogna recuperare efficienza e attraverso queste soluzioni è possibile recuperare efficienza, qualità e dare un contributo anche all'ambiente dove noi insistiamo con la nostra attività e le nostre produzioni. Noi in termini di recupero delle performance aziendali siamo passati da 550 ore a ettaro a 320 ore ad ettaro, pagando le ore di lavoro intorno a 12 euro, moltiplicandoli per oltre 200 ore per ettaro e per 100 ettari, significa risparmiare qualcosa alla fine dell'anno come 200.000 euro solo in termini di lavoro che non era utile alla qualità. Se a questo ci mettiamo il recupero dei fitofarmaci, la non dispersione del prodotto chimico nel terreno, nelle fasi dei trattamenti, arriviamo a recuperare anche l'85% del prodotto. Questi sono fatti sensazionali. Se guardiamo la performance di un'auto, quando si migliorano le prestazioni di un 5% nei consumi, si grida già al miracolo. Ecco, noi abbiamo abbattuto del 50% l'utilizzo dei fitofarmaci e delle ore di lavoro per la distribuzione dei fitofarmaci, e questo è un vero grande risultato economico che permette alle aziende di liberare risorse per attività diverse e per recuperare redditività anche per il mondo vino. Il risparmio deve essere collegato, gioco forza, all'efficienza e alla sanità poi del prodotto e dell'ambiente, con mezzi idonei, tecnicamente idonei, che portino anche a un miglioramento di quello che è la qualità del prodotto finito. Sono macchine che sono molto innovative in quest'ultimo periodo, sono state fatte da diverse aziende, perché praticamente portano a diminuire fortemente quello che è la quantità di prodotto di principio attivo che viene utilizzato nel combattere le malattie da funghi in vigneto. Per cui questo tipo di situazione ci permette di avere un miglioramento sostanziale della vivibilità all'interno dei vigneti, un miglioramento delle prestazioni economiche, per cui una miglior competitività delle aziende che applicano queste metodologie, e alla fine una forte possibilità da parte dell'azienda di comunicare questa propria capacità di fare prodotto e quali possono essere le azioni per ottenere un risparmio di economico da una parte, che comunque non è solo risparmio economico, ma deve essere visto anche come una situazione legata alla salubrità, alla sanità dell'intervento. Il protocollo vitivinicolo è strutturato in modo tale che l'azienda possa capire con un sistema di autodiagnosi e quindi rispondendo a delle semplici domande qual è il livello di qualità delle operazioni che sta facendo e quanto sono queste operazioni impattanti sull'ambiente. In particolare, uno dei punti chiave del protocollo prevede l'applicazione di uno strumento, di un calcolatore delle emissioni di anidride carbonica e di gas serra nel settore vitivinicolo, strumento che si chiama Itaca, calcolatore che si chiama Itaca, e è l'unico calcolatore a livello italiano che permette di fare questo calcolo. Monitorare le emissioni di gas a effetto serra durante la filiera vitivinicola è fondamentale per poter ridurre l'impatto delle azioni che l'azienda fa durante la propria fase produttiva. L'azienda può quindi capire quali sono i punti critici della filiera e andare a effettuare azioni migliorative.